Allora, abbiamo con noi, e mi fa davvero molto piacere poterli presentare, Giovanni D'Ambrosio, operatore MH, programma Rifugiati e Migranti della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e Maddalena Lucarelli da Lampedusa, dalla biblioteca IBI di Lampedusa. Che bello averti qua, Maddalena, al Sole del Libro, ma anche proprio i nostri microfoni. Non sapevamo fino all'ultimo se saresti stata, ci sei, e davvero è un piacere. Allora, Giovanni e Maddalena ci parleranno di un bellissimo progetto di cui in effetti avevo già parlato, ma senza intervistarli, perché la notizia è uscita anche su Riforma, sull'agenzia Stampa Neve, sui media legati alle nostre chiese protestanti, ed è un progetto che prevede la realizzazione di un libro accompagnato, adesso vedremo, anche da uno zainetto, che vede molti attori collaborare per accogliere i bambini, cioè un progetto di accoglienza dedicato ai bambini, un progetto pensato per i bambini. Giovanni, lascio a te spiegare come nasce e che cos'è questo progetto No Border Books, libri senza frontiere. Sì, intanto grazie mille per averci invitato a partecipare e a raccontare questo progetto. Diciamo che l'idea di distribuire un libro ai bambini e alle bambine che arrivavano al Molo Favalore di Lampedusa, che è quella parte del porto in cui vengono portate le persone migranti una volta soccorse in mare dalle autorità, era già presente nella biblioteca di Lampedusa come un'idea da prima o poi da concretizzare. Quello che è successo, che ci ha cambiato un po' la visione delle cose, è stato che a ottobre del 2022, da un momento all'altro, abbiamo iniziato a vedere arrivare tantissime barche provenienti soprattutto da Sfax, che è una città del sud della Tunisia, sulla costa appunto, tantissime barche che provenivano da quella città con tantissimi bambini e bambine a bordo. Questo ci ha colpito, nel senso che era una rotta che è sempre esistita, ma in quel momento è diventata la rotta principale che univa, diciamo, il Nord Africa a Lampedusa, e le condizioni con cui le persone arrivavano erano tremende, terribili. E quindi ci stupiva anche il fatto che le altre rotte migratorie, ad esempio, fossero più c'erano più presenti appunto persone adulte, soprattutto uomini, invece in questa c'erano notato proprio una tantissime donne e tantissimi bambini, esatto, e che arrivavano in condizioni tremende, è una delle rotte tra l'altro anche più mortali del Mediterraneo, e quindi tantissimi, ci sono stati purtroppo tantissimi bambini che sono morti durante la traversata. E alcuni di questi lo sappiamo perché sono arrivati fisicamente a Lampedusa, altri, tantissimi altri non lo sappiamo perché sono rimasti dispersi nel Mediterraneo. Quindi vabbè, con la biblioteca, visto che il Molo Favalore negli ultimi anni è l'unico luogo accessibile alla società civile, perché per il resto le persone, una volta che arrivano, vengono di fatto trattenute all'interno dell'hotspot di Contrada Imbriacola, e anche i minori chiaramente, e non vengono fatti uscire, allora abbiamo detto l'unico posto in cui possiamo provare a creare un contatto, una complicità, una connessione è il Molo Favaloro, e proviamo a mettere insieme delle idee per creare appunto questo libro, che è un è un libro senza parole, di cui poi è un silent book, esatto, sì. Poi Maddalena ci spiegherà, esatto, bene come li racconterà meglio. Diciamo che è stato molto interessante portare avanti questo progetto perché si sono messi insieme volontari, attivisti, operatori, illustratori, tutto un mondo di persone che hanno voluto dare un contributo, di cui siamo molto contenti e contente, perché ad esempio zainetto, le borse, poi il libro viene inserito in uno zainetto, accompagnato anche da un kit di colori, di pastelli. Sì, esatto. E questo zainetto chi l'ha fatto? Questo zainetto è stato fatto da delle donne che si sono riunite in un collettivo che si chiama Free Fam, che è nato a Medellin un paio di anni fa, che Medellin è una città del sud della Tunisia, sono donne sia tunisine che migranti subsahariane che attraversano il paese o che vivono nel paese appunto nordafricano, e che proprio per un bisogno quasi terapeutico di mettersi insieme, lavorare insieme, conoscersi a vicenda tramite anche il lavoro, che comunque dà dignità, certo, e dà anche espressione, cioè attraverso queste borse loro esprimono anche il loro dolore, la loro voglia di fare, la loro voglia di conoscersi, ma anche le loro tradizioni, esatto, anche il colore, appunto il tessuto wax, certo, che è stato utilizzato, i disegni, i colori, e loro erano
entusiaste da questa proposta, diciamo, di collaborare insieme, perché poi alcune di loro hanno fatto il viaggio, quindi adesso non sono, alcune di loro non sono più in Tunisia, ma hanno fatto il viaggio tramite Lampedusa e ora si trovano in Italia. E quindi c'è stato questo lavoro tra la Tunisia e l'Italia in due laboratori di sartoria per creare queste, queste borse. E ci fa piacere pensare che non sia soltanto un lavoro fatto, diciamo, da persone bianche, ma in cui all'interno c'è anche un po' di quella, giustamente, di persone che hanno un passato migratorio, che sono all'interno di un percorso migratorio e che possiamo anche sostenere finanziariamente in un certo senso. Certo. Perché comunque questo è ovviamente tutto il lavoro che abbiamo, che è stato pagato, e quindi. Quindi Giovanni, un lavoro di teste e mani, tantissime teste e mani che ci hanno messo passione per portarlo avanti. Maddalena è un sogno che si è realizzato, potremmo dire, se era già nelle corde della biblioteca IBBI. Sì, la biblioteca IBBI di Lampedusa è aperta ormai da più di 10 anni sull'isola, e il nostro, diciamo, intento principale è sempre stato quello di intercettare i bambini e le bambine migranti che arrivavano sull'isola. Proprio per questo il fondo storico della biblioteca, che si implementa ogni anno, è composto da silent book, cioè libri senza parole, che possono essere letti a persone di qualsiasi provenienza geografica e linguistica, proprio perché non hanno bisogno di mediazione, non hanno bisogno di traduzione, perché è possibile leggerli insieme a queste persone. Sono per noi considerati questi libri un mezzo di accoglienza vero e proprio. Quindi l'idea in qualche modo di poi di produrre tutti quanti insieme questo silent book da colorare, questo è un coloriage. Ah sì, ecco, questo non l'abbiamo detto ancora, è in bianco e nero. Sì, questo è tutto in bianco e nero book. Perché può essere colorato appunto con i pastelli a cera che vengono inseriti nello zainetto, e sono, ci tengo a dirlo perché viene da tante competenze diverse questo progetto, sono appunto pastelli a cera perché siano friabili, non possano essere usati come armi contundenti per sbaglio, i bambini non ci si possono far male, non sono delle penne che magari qualcuno ne ha bisogno, le prendono per scriverle, esattamente come lo zainetto è pensato a misura di bambino o di bambina, perché possa contenere pochissimo, altrimenti assolverebbe probabilmente a un altro scopo. E la cosa bella, diciamo, di questo progetto, come dicevate voi, è la collaborazione di tutti i volontari e le volontarie che ruotano intorno alla biblioteca, perché la biblioteca IBBI ovviamente è aperta 2 pomeriggi a settimana, perché è autogestita completamente dai volontari e dalle volontarie dell'isola, ma ha diciamo un sacco di volontari e di volontarie sparse per l'Italia e per il mondo. 2 di queste volontarie, Silvia Vecchini, che ha scritto la storia, e Felicita Sala, che l'ha illustrata, hanno pensato questo viaggio attraverso questi 2 bambini che sono i protagonisti del libro, attraverso un paesaggio, diciamo, fantasioso di alberi diversi, di mezzi di trasporto diversi. Di... Sì, prima tu dicevi non è occidentale centrico questo, no, perché o almeno cerca di non cerca esserlo. Cerca di non esserlo il più possibile, perché così i bambini che, e le bambine che se lo ritroveranno in mano potranno riconoscere degli animali che non sono solo gli animali italiani, anche se le utilizzano certo, italiane, certo. Ma, o come i mezzi di trasporto, così come le cose da mangiare, i cibi. Diciamo l'idea era quella di renderlo un supporto il più accogliente possibile, il più comprensibile possibile anche per bambini e bambine di altre culture. Certo, certo. L'avete già distribuiti? Sì. Ne avete già distribuiti in parte, sì, di questi libri? Sì. Come sta andando? Quali sono state, insomma, le reazioni di questi bimbi e bimbe? Ma è stato bellissimo, nel senso che nonostante, diciamo, la situazione, che è una situazione di emergenzialità, quindi la possibilità di distribuire o meno delle cose dipende anche dalle condizioni con cui le persone, certo, arrivano. Quali sono le priorità in quel momento, chiaro. Però diciamo che le volte che siamo riusciti a consegnarli è stato bello, cioè vedevi comunque i bambini, le bambine che ricevevano questi zainetti tutti colorati, cioè diventavano proprio loro, era, non so, anche un... Poi il libro, noi avevamo già fatto un esperimento in realtà provando a consegnare, perché noi di solito consegnavamo dei pupazzetti ai bambini che arrivavano, avevamo provato a consegnare dei libri ed era stato bellissimo vedere come il libro serviva da una parte a isolare il bambino dalla realtà in parte che lo circondava, no? Quindi si riusciva, in qualche modo si calmava, si concentrava, a proteggerlo in sì, qualche si modo. Concentrava sul libro, si guardava le figure, iniziava a riconoscere, era anche un modo per noi per giocare, per parlarci,
nonostante magari non sai la lingua, però puoi comunque indicare una figura e disegnarla sul pavimento del molo con un gessetto, che ne so. Era un modo un po' per raccontarci la vicenda, e anche per i genitori. Cioè, un genitore che è stato 25 ore, 30 ore, 40 ore su una barca, mezzo al mare, con la paura di ribaltarsi, che ha tenuto questo bambino, questi bambini in braccio, cioè, a un certo punto è stanco, cioè, è molto stanco, e quando arriva ogni tanto si vede proprio che non ce la fanno più a tenerseli. Quindi il libro in qualche modo serve anche al genitore a un attimo di rilassarsi. Di pausa. E quindi, insomma, rilasciare un po' anche la tensione per quel che è possibile, insomma. Esatto. Certo. E il fatto che ci sia una piccola attività permette in questi lunghi momenti di attesa ai bambini e alle bambine di fare qualche cosa, di concentrarsi su un'attività che è più loro, che non è semplicemente stare in attesa di. Esatto. Accompagnati anche appunto da forze dell'ordine, cose esatto. più grandi di loro, che infatti è difficile volevo comprendere. Posso aggiungere? Certo. No, che in effetti una delle cose che colpisce tantissimo del sistema che c'è, come organizzato a Lampedusa, ma non soltanto a Lampedusa, diciamo in tutti i confini, è che l'accoglienza si basa su un principio securitario, nel senso di ordine pubblico, no? Mentre invece la dignità, l'umanità spesso si soprassiede a queste cose, mentre per noi questo era anche un gesto appunto proprio umano, dignitoso, nel senso sia lo faremo anche con gli adulti, lo facciamo certo, in maniera diversa, ma ai bambini, che comunque sono vulnerabili abbastanza di per sé, soprattutto in condizioni del genere, ci sembrava giusto riportare un attimo il diritto all'infanzia, al gioco, alla lettura, cioè riportarli al centro di un discorso che per noi è importante, mentre invece spesso per le autorità viene tralasciato completamente, perché c'è l'emergenza, sì, quindi muovetevi, andiamo, e intanto non. Certo. Quindi sì. C'è un principio di gratuità, diciamo, che esula dalla prima necessità, ma è altrettanto fondamentale, sì, soprattutto per sì. loro. Soprattutto con questa parola emergenza, che ormai è diventata una parola un po' inflazionata, perché, come lo ripetiamo sempre, insomma, non ci sono sbarchi a Lampedusa solo quando li leggiamo sui giornali, non solo quando purtroppo accadono le grandi tragedie. Gli sbarchi ci sono tutti i giorni, continuativamente, è una situazione, è un flusso migratorio, insomma, di cui bene o male dobbiamo prenderci carico, farci coscienza e non trattarlo sempre solo come appunto una cosa emergenziale. Sì. E c'è una cosa su questo che, se posso aggiungere, che si parla spessissimo di emergenza quando è che si parla di Lampedusa? Si parla di Lampedusa quando arrivano 2000 certo, persone sì. in 24 ore, ne arrivano 500, quando tutto c'è dentro, una tragedia, quando c'è un naufragio, certo, ma tendenzialmente si parla di Lampedusa, si parla di crisi dell'hotspot, l'hotspot al collasso, crisi di Lampedusa, perché arrivano tantissime persone vive e quella viene identificata come l'emergenza, quando invece quella è la normalità, anzi, succede così. L'emergenza è quando le persone non arrivano, l'emergenza è quando le persone... Cioè, dovrebbe essere quella esatto, l'emergenza. L'emergenza sì. vera è le persone che continuano a morire in mare, obbligate a fare dei viaggi assurdi, pericolosissimi, quando noi basta un biglietto aereo e in un'ora siamo a Tunisi, comunque... È assurdo quello che sta succedendo, e invece l'emergenza è quando arrivano 2500 persone a Lampedusa in due giorni. Se posso aggiungere solo una cosa, vorrei ricordare che gli zainetti sono stati serigrafati dai bambini e dai volontari e le volontarie della biblioteca di Lampedusa, che ha anche, diciamo, dei volontari minori, nel senso che tutti i frequentatori della biblioteca diventano poi in automatico anche volontari e volontarie della biblioteca, e è un gesto secondo noi molto significativo, perché è proprio fatto dai bambini ai bambini, ecco. Bello, insomma, davvero un lavoro collettivo questo, un lavoro di, appunto, come dicevamo, tante mani, tante teste, ma soprattutto tanta voglia di parità, di diritti per tutti e per tutte. Quindi, insomma, No Border Books, libri per senza frontiere, per i bimbi che migrano, che si spostano e che con le loro famiglie cercano un futuro migliore.
Ultimissima cosa a margine, non so quanto tempo abbiamo, ma se volete sostenere il progetto... Ecco, Marta, abbiamo fatto la domanda, quindi okay, ben venga che introduci tu l'argomento. Come fare a sostenere questo bellissimo progetto? Se volete sostenere il progetto, la Biblioteca IBI Lampedusa ha lanciato una campagna... di crowdfunding. Esatto. Che potete trovare su tutti i nostri social e anche sul nostro sito, per donare quello che volete, quello che potete, e stiamo raccogliendo dei contributi per stampare altre copie del libro, e come dicevo prima, questo potrebbe essere il progetto pilota di una serie di libri pensati proprio per l'accoglienza. E quindi soprattutto quando abbiamo presentato il libro alla Fiera di Bologna, che è il luogo dove in Italia si parla di editoria per l'infanzia, e tantissimi illustratori e tantissimi autori e autrici sono venute da noi per dirci che avrebbero voluto pensare e realizzare un secondo, un terzo numero. Quindi diciamo che il progetto è ancora work in progress, non è concluso. Esatto. Bene, è solo il primo passo. Bene, bene, facciamone tanti di passi in questa direzione, facciamo un cammino, facciamo una strada, sosteniamo questo progetto No Border Books, Libri Senza Frontiere, con la Biblioteca IBI di Lampedusa, IBBY, esatto, giusto? La trovate così. Grazie Giovanni, grazie Maddalena per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie non a solo te. Lampedusa, ma anche tutto quello che c'è attorno, grazie per quello che fate. Grazie a voi. Grazie.